Salve a tutti! In questo video parlerò del conte Hans Kolbenbach, colui che fu il comandante dei gesuiti. Parlerò anche di come i gesuiti pensano e agiscono per raggiungere i loro obiettivi e perché nessuno di loro è sposato con una donna, secondo il parere di Eric John Phelps. Questo articolo è estratto da un'intervista di Rick Martin del 15 aprile 2000 ad Eric John Phelps, periodo in cui il conte Kolbenbach era ancora in vita e che è appunto il personaggio a cui fa riferimento nell'intervista. Ma se i gesuiti comandano il mondo, chi comanda i gesuiti? A comandare i gesuiti è stato il conte Peter Hans Kolbenbach, che è stato di fatto il loro superiore fino alla sua morte avvenuta il 26 novembre del 2016. Secondo Eric John Phelps, il superiore dei gesuiti è il dittatore autocrate assoluto, completo dell'ordine. Quando lui parla, i suoi provinciali si muovono. I provinciali sono i suoi subordinati maggiori. Al momento ci sono ben 83 provinciali. L'ordine ha suddiviso il mondo in 83 regioni. Per ogni regione c'è un provinciale gesuita. Negli USA ci sono 10 provinciali, uno in Centro America, uno per l'Irlanda. Hanno diviso il mondo in queste province, come nel governo provinciale di Babilonia, tutto incentrato su Nabucodonosor, o il superiore dei gesuiti stesso. Nello stesso modo una forma romana di governo dove tutti gli stati o le province sono subordinate a questo sovrano mondiale. Il superiore dei gesuiti esercita il pieno e completo potere sull'ordine, si incontra con i provinciali. Se si decide di cominciare una guerra o una rivolta, ottiene l'informazione dalla provinciale di quel paese. La maniera migliore su come agire: il contegno della popolazione, quindi usa le legittime rimostranze per attizzare una rivolta, come per il movimento dei diritti civili del 1964. Quella fu tutta una rivolta gesuita, completamente, perché il risultato fu un maggior consolidamento del potere a Washington, con la legge sui diritti civili del 1964, redatta dal reverendo Theodore Herzberg, per lungo tempo presidente dell'Università di Notre Dame. Il superiore gesuita comanda il mondo attraverso i suoi provinciali, e i provinciali, quindi, naturalmente comandano sui gesuiti sotto di loro. E vi sono molti gesuiti che non sono professati, per cui molti dei gesuiti inferiori non hanno idea di cosa accada ai vertici. Non hanno nessuna concezione del potere del loro ordine, tipica logica del sistema a piramide. Esattamente come la massoneria, i grandi infimi non sanno che i loro gran maestri lavorano per il superiore dei gesuiti. Pensano che loro esercitano solo i loro lavori e siano persone per bene. Ma la linea di fondo è che gli alti gradi massonici sono anch'essi soggetti al superiore dei gesuiti, perché il superiore dei gesuiti, insieme a Federico il Grande, sancì gli ultimi 8 gradi della massoneria di rito scozzese, quando Federico lo protesse, quando furono soppressi dal Papa nel 1773. Per cui, così abbiamo l'affiliazione dell'ordine dei gesuiti con il più potente dei massoni che c'era nell'organizzazione, Federico il Grande, durante la soppressione. Questa è una conclusione irrefutabile, per cui quando pensi alle guerre napoleoniche, la rivoluzione francese e le guerre napoleoniche sostenute dalla massoneria, qualsiasi cosa fece Napoleone, qualsiasi cosa fecero i giacobini, tutto andò a favore dell'ordine gesuita. È per questa ragione che Alessandro Dumas scrisse il suo Conte di Montecristo. Il conte è il superiore dei gesuiti. Montecristo, il conte del Monte di Cristo. Alessandro Dumas parlava del superiore dei gesuiti, che si vendicava della soppressione dei gesuiti, e molti di loro furono esiliati su un'isola a 3 ore di navigazione ad ovest delle coste del Portogallo. Per cui quando i gesuiti finalmente riottennero il loro potere, punirono tutti i sovrani d'Europa che avevano contribuito alla loro soppressione, li rimossero dai loro troni, compresi i cavalieri di Malta da Malta, usando Napoleone. E Alexandre Dumas, che combatté per i patrioti italiani nel 1848 per liberare Roma dal potere temporale del Papa, scrisse parecchi libri e uno di questi raccontava proprio questo, ed era il Conte di Montecristo. Quindi, quando si legge quel libro, va tenuto a mente che è in realtà una satira
sull'ordine dei gesuiti. Ma il conte non ottiene ciò che realmente vuole, o il suo ultimo desiderio, e cioè l'amore di una donna. Riottiene tutto il suo potere politico, si riappropria di tutto ciò che aveva perso, ma non ha l'amore di una donna. E questo è l'ordine gesuita. Non hanno donne, non hanno l'amore di una donna, perché avere una moglie, avere una donna, significa avere un'alleanza con tua moglie e la famiglia, e questo ti impedisce di obbedire al superiore. E per questo loro non si sposeranno mai, e questa è una delle loro grandi chiavi del loro successo. Possono denunciare una nazione ed andare avanti. Possono denunciare i cattolici irlandesi schiaffandoli sul Titanic ed andare avanti. Possono ingannarci in Vietnam ed andare avanti. Possono denunciarci ogni volta che andiamo in ospedale, farci esporre a radiazioni, operarci e intossicarci ed andare avanti. Perché? Perché la maggior gloria di Dio, ad maiorem Dei gloriam, la più grande gloria di Dio, si trova a Roma. Pertanto, qual è lo scopo finale dei gesuiti? Il loro scopo finale è governare il mondo, con il Papa stabilito da loro, a partire dalla ricostruzione del Tempio di Gerusalemme di Salomone. Questo è il loro scopo finale.